Pitagora diceva: l'inizio della saggezza è il silenzio. Se il filosofo greco voleva per lo più invitare all'ascolto, l'idea di suggerire ai pazienti di non parlare può essere interessante. Sembra strano perché i pazienti vengono da noi proprio per parlare, per fare la talking cure, ma nel momento in cui definiamo meglio che cosa significa dirgli di non parlare, le cose possono cambiare molto. Verbalizzare uno stato interiore può essere molto utile, può favorire il processo di elaborazione, il problem solving, l'espressione di sé e avere degli effetti indubbiamente terapeutici. Ma non dobbiamo dare per scontato che possa andare sempre bene farlo. Chi, fuori dallo studio dello psicologo, si lamenta costantemente del proprio problema, chi pone e ripone dubbi e domande, chi evoca i propri fantasmi, le proprie ansie, le proprie paure, sta adottando una soluzione, un modo di reagire al suo problema che evidentemente non funziona. Per dirla con i ricercatori del Mental Research Institute, sta adottando una soluzione tentata, un tentativo di risolvere il problema disfunzionale, perché non lo sta risolvendo e probabilmente lo sta mantenendo ancora in vita. Steve DeShazer, maestro della terapia breve centrata sulla soluzione, diceva: il parlare dei problemi porta ai problemi, il parlare delle soluzioni porta alle soluzioni. Non dobbiamo diventare problem phobic, non dobbiamo parlare dei problemi assolutamente mai, no, assolutamente no. Però dobbiamo capire quando il parlare di un problema aiuta perché fa sfogare, elaborare, eccetera, e quando invece il parlare del problema sta orientando costantemente le percezioni della persona su ciò che non va. Posto allora che nel nostro studio la persona può parlare di tutto, e anche qui ci sarebbe una noticina da aggiungere, ma non lo faremo in questo video, indicare in certe situazioni alla persona che è meglio non parlare del problema può essere un interessante intervento terapeutico. L'idea, come detto, è quella di aiutare la persona a cominciare a orientare le sue percezioni sulle cose che funzionano, sulle cose che è stata in grado di fare, sulle cose che vanno bene all'interno della sua realtà, piuttosto su quelle che non funzionano, che sono disfunzionali o problematiche o patologiche. È incredibile come a volte addirittura la persona stessa torni la volta successiva riferendo un miglioramento della situazione problematica o addirittura il fatto che, non concentrandosi a parlare sempre del problema, le siano venute in mente e delle soluzioni da adottare. Ovviamente, come dicevo, devi valutare bene le situazioni in cui è utile far parlare la persona e quelle in cui invece è utile non farla parlare. Peraltro potresti pensare che magari, anziché dargli una congiura di silenzio completa, potresti farla parlare in determinati spazi, in determinati momenti della giornata del suo problema e solo in quelli, oppure con determinate persone e solo con quelle, oppure sostituire il parlare con lo scrivere, ovviamente senza rileggere. Una cosa che sicuramente potresti fare è chiedere alla persona stessa di notare tra una seduta e l'altra se parlare del problema l'aiuta, se la fa stare meglio, oppure se invece non peggiora la situazione. Quel che è certo è che spesso può bastare anche solo lo smettere di parlare di certi argomenti per far sì che la persona sposti la sua percezione dai graffi e le macchie che si possono trovare su una qualunque cosa che si sta facendo, anche sulla propria vita, e invece concentrarla sulle cose che vanno bene o che sono andate bene. D'altronde, come si dice, le parole sono d'argento, ma il silenzio è d'oro.